E questa ultima risposta di Gianni Buglia mi permette di passare la parola a Max Biaggi. Max, tu in realtà sei sempre stato focalizzato sulle due ruote a motore, eppure se lo sei stato, io penso che tu non abbia mai avuto nient'altro in mente. Sì, ma buongiorno a tutti. In realtà io sono arrivato alle moto un po' in ritardo, giocavo a calcio fino a 18 anni, poi ho scoperto questa passione per la moto grazie a un amico mio qua di Roma. È nato tutto così, per scherzo, per casualità. E da quel momento che non ho più smesso a pensare alla moto, pensavo solo come e cosa fare per poter migliorare, per diventare un numero uno. Poi non sarei mai aspettato di diventare un numero uno, la verità è questa. Sei a Roma, sei a Moto Days, ne sei diventato volto e testimonial, porti la tua straordinaria esperienza, ti presenti qui da campione del mondo in carica, hai appena preso, chiamiamolo così, il casco al chiodo, è un mix di emozioni che penso tocchi anche uno straordinario campione navigato come te. È una grande occasione questa di poter tornare a Roma, la mia città nativa, non abito qui da un ventennio, però tornare qui e sapere che a Roma hanno fatto un salone così importante, mentre prima, quando io vincevo i miei primi mondiali, non esisteva niente della moto, che mi dava anche dispiacere, perché sai, diciamo, essere ricordato come campione del mondo di Roma e non c'è neanche una fiera che testimonia che è importante la moto a Roma, ma non è che mi rendeva così omaggio, invece sapere che la fiera c'è da diversi anni, tornare qui e essere testimone per questa grande fiera è anche orgoglio da parte mia, no? Dunque io ringrazio l'invito e sarà mia premura girare tutti i padiglioni, perché finalmente adesso che non corro ho il tempo per poterlo fare.